siamo a 12 km da Budapest, la marcia di oltre 2000 persone sta continuando. Oggi crediamo sia una giornata epocale. Ci stanno arrivando notizie che dalla stazione le altre circa 2 o oltre 3000 persone rimaste in stazione a Budapest perché non avevano le forze di intraprendere questi 150 km di cammino siano state attaccate, sembra anche violentemente, da alcune frange nazionaliste delle curve ungheresi che oggi a Budapest giocheranno una partita contro la Romania per la qualificazione dei mondiali. A quanto sembra le 3000 persone hanno reagito e si sono difese autotutelando le proprie famiglie. E invece dall'altro lato, qua sull'autostrada che va verso l'Austria per raggiungere la Germania, vediamo delle scene agghiaccianti, vediamo delle persone addirittura senza gambe che hanno già percorso oltre 13 km oggi per cercare la vita e la salvezza, per richiedere dignità. Crediamo che l'Europa debba porsi il problema sulle politiche migratorie, perché non stiamo assistendo a un fenomeno che ha a che fare con la storia quotidiana delle barche, dei barconi e dei naufragi, ma è qualcosa di più.